Uno spazio dedicato alla cultura, uno spazio dedicato alla gente nel senso più profondo del termine, perché a volte questo sostantivo viene abusato, consumato e addirittura sbeffeggiato. E invece in questo sostantivo, cioè gente, sono compresi gli esseri umani, le persone, con la loro vita, con le loro biografie, con i loro curriculum, con le loro aspirazioni, ambizioni e quant'altro. Cosa si occupa di questa categoria un po' bistrattata, spesso abusata e un po' superficialmente messa in tanti schemi precostituiti. Si occupa di questo la filosofia, si occupa di questo la psicologia e sappiamo molto bene quanto ce ne sia, tra l'altro, grande bisogno. E spesso la psicologia, la filosofia fa riferimento a degli archetipi, a dei miti per spiegare certe dinamiche della natura umana, per spiegare certi comportamenti, perché certi comportamenti sono qualcosa che si ripete, sia pur con tutte le varianti e le personalizzazioni dovute al fatto che ciascuno è unico e singolare. Ma in generale ci sono appunto dei riferimenti e questi miti, queste mitologie sono un grande serbatoio a cui attingere per trovare appunto questi schemi. Tutta questa premessa per introdurre un convegno che si svolge sabato 17 novembre, di cui abbiamo qui la locandina sul nostro tavolo, L'anima errante, variazioni su Narciso. Narciso, tra l'altro, appunto, è uno dei grandi miti dell'antichità che si perpetua e che è stato ripreso in tante e diverse accezioni, particolarmente in ambito psicologico. E parliamo dunque di psicologia con Luigi Torinese, che è qui nei nostri studi. Buonasera. Salve, buonasera. Luigi Torinese è medico, omeopata. Fa da tanto tempo la professione dello psicoanalista, psicologo ed è anche l'organizzatore Sì. di questo convegno. L'anima errante e variazione su Narciso. Che cosa è questo convegno e perché la scelta del mito di Narciso? Sì, ma questo è un convegno che nasce al termine del primo anno di attività di un cenacolo di cultura archetipica, e spiegheremo poi di che si tratta, che ho promosso a Roma, un po' credo sull'onda conseguente alla scomparsa di James Hillman, che il 27 ottobre del 2011 ci ha lasciati dopo una vita intensa passata a coltivare prima da psicoanalista junghiano e poi da filosofo e battitore libero e pensatore libero questo tipo di discorsi. Anche da scrittore di successo, Di con tanti scrittore, libri. sì, tanti libri, una quarantina di titoli, ma soprattutto a partire dalla fine degli anni 90, dal celeberrimo Il codice dell'anima del 96, è diventato poi una vera e propria pop star, con centinaia, migliaia anche a volte di pubblico, di Di fan, persone. proprio, possiamo usare anche questo Sì, termine. potremmo dirlo. Hillman è stato importante per portare una parte del pensiero junghiano al popolo, al pubblico, insomma, a grandi masse anche, e non tanto negli Stati Uniti, dove era nato ad Atlantic City nel 26, quanto in Europa, più forse recettiva a certi discorsi. Quali sono questi discorsi? Sono discorsi certamente di psicologia, però che riprendono la mitologia, segnatamente la mitologia greca, per predisporla quasi a modelli di comportamento umano. Allora, qui parlare del mito di Narciso, per venire poi al tema del convegno, significa ovviamente addentrarci in una rete di significati, perché ogni mito non è semplicemente una storiella così come si pensa, ma si interseca anche con altre mitologie. Per esempio, l'ultima relazione sarà dedicata ai rapporti tra Persefone e i narcisi, che sono poi i fiori che spuntano nel momento in cui Narciso muore. E naturalmente le varie versioni del mito che l'antichità ci ha regalato. Allora, mi pare che qui ci si rifaccia soprattutto alla versione di Ovidio. Sì, delle metamorfosi, sì, Vogliamo certamente, sì. sintetizzare, raccontare questo mito di Narciso? Narciso Sì, un intanto era un bellissimo giovane. bellissimo giovane, figlio di una ninfa, eccetera, eccetera, di E un di un altro, fiume. sì, c'è fisso un C'è fiume. molta acqua già all'origine, C'è già no? all'origine Una ninfa molta acqua dell'acqua e un fiume e che naturalmente, sì, partoriscono, che ecco. fanno nascere, che generano Lei Narciso. precisa bene anche la stesura circolare che hanno certi miti, quindi nasce in questo Uroborica, modo, si dice. uroborica si dice sì in linguaggio nostro. E quello che succede è che questo giovane, per dirla in parole povere, nasce, cresce bene, ma è abbastanza un solitario e soprattutto sembra sordo ai richiami d'amore, specifica Ovidio, sia di giovinetti
amanti, sia di belle fanciulle. Cioè, si fa gli affari suoi e se ne frega di tutte le lusinghe. E diciamola così. Mm. In particolar modo una ninfa che è Eco viene, diciamo, a soffrirne in maniera speciale finché proprio rimane di lei soltanto l'eco. Appunto, l'eco, quindi quello che noi chiamiamo l'eco. E sempre per dirlo in modo spicciolo, Narciso viene punito in qualche misura, no? E per questo amore, questi amori non corrisposti, e in che modo? Anche lui proverà un amore non corrisposto, se non che questo amore sarà per un'immagine che in un primo tempo lui non riconosce come sua, cioè in una delle sue peregrinazioni si china su una fonte d'acqua e viene colpito per la prima volta dall'alterità. L'alterità che è appunto la sua immagine riflessa, se non che Ovidio lo specifica, lui non sa di essere, perché gli specchi evidentemente non erano stati inventati. Quindi la prima volta che si specchia in un bacino di acqua, vede questa cosa meravigliosa che è lui stesso, ma lui non sa di essere. Non sa di essere. E si strugge d'amore, effettivamente lì per la prima volta si innamora. Qui, faccio una piccola parentesi, si innesca quella che io ritengo diciamo l'interpretazione moralistica, quindi un po' cristiana, un po' forse vetero-psicoanalitica del mito di Narciso, il quale viene spacciato per un bel ragazzo innamorato di sé che si specchia sempre e si pavoneggia. Non è così. Narciso si strugge d'amore per quest'immagine e quindi non per se stesso ma già per l'immagine, quindi esce un po' da sé. Nel momento in cui, cercando di afferrarla, vede che non ha che l'acqua come contatto, si sfrange l'immagine, quindi soffre moltissimo per questo mancato ricongiungimento. A questo punto, nelle varie versioni del mito, in una addirittura in modo cruento si dà la morte, in un'altra cade nella pozza d'acqua e annega, in un'altra ancora esangue, spira. In ogni caso ciò che accade è che alla fine di tutto l'immagine non contempla più il corpo del giovinetto, ma un fiore bellissimo, il Narciso. Allora, quello che per esempio anticipo piccole parti della mia relazione cercherò di fare è riabilitare Narciso da questa accusa di essere egoista e narcisista. Il narcisismo esiste come dimensione psicopatologica, ma io credo che non appartenga al bel giovinetto di cui stiamo parlando. Gli è stato cucito un po' addosso per approfittare di questo mito e spiegare alcuni comportamenti. Esatto. Allora, intanto, nessun mito può essere racchiuso con una sola etichetta, in particolar modo un mito così complesso, su cui però si sono stratificate appunto interpretazioni prevalentemente moralistiche o moralisteggianti. Allora, se io ama solo se stesso, è stato punito per questo. Ma non è quello il significato maggiore, a mio modo di vedere, e la variazione su Narciso, perlomeno la mia che aprirà il convegno, è quella di vederlo come un mito di trasformazione. La cosa essenziale è che anzi c'è un sacrificio di sé. Narciso si apre all'immagine, e questo non è narcisismo, guarda fuori da sé, forse per la prima volta, forse era narcisista prima Narciso, ma nel momento in cui passa a miglior vita, viene da dire, esce da sé e sacrifica la sua stessa vita, per così dire, alla trasformazione. Il fiore in moltissime mitologie, Croco, ovviamente Giacinto, oltre che il Narciso, fanno parte. Gli anemoni anche, mi pare. Gli anemoni. Moltissimi fiori nell'antichità, nella mitologia antica e greca, vengono correlati a figure di puer, cioè figure che sono l'incarnazione della forza propulsiva, del cambiamento, appunto, della trasformazione. Jung l'avrebbe chiamato un simbolo di trasformazione. Ecco, questo è il Narciso, a mio modo di vedere. Tra l'altro, la distinzione fra Narciso e Narcisismo mi dà anche il modo di richiamare alcuni topoi del lavoro proprio di Hillman, che resta il mio grande ispiratore. Ho lavorato insieme a lui dal punto di vista culturale l'ultimo decennio della sua vita, a partire dall'inizio del XXI secolo, e quello che ci ha insegnato, fra le moltissime altre cose, Hillman, è che questo narcisismo di cui la psicoanalisi accusa volentieri molti pazienti è spesso la proiezione di un contenuto suo proprio, della psicoanalisi stessa, che racchiudendo in un gioco di specchi appunto il paziente e l'analista e tutto interpretando in chiave autoreferenziale, si direbbe, non fa che peccare dello stesso
morbo, diciamo, che poi attribuisce, quindi un vero e proprio gioco di proiezione. Questo lavoro che la psicoanalisi compie, naturalmente non sempre, è chiaro, però rischia di compiere, quindi commisurando anche l'accusa alla stessa sua essenza, viene spiegata molto bene in una breve ma succosa relazione al congresso dei Lincei, qui a Roma, proprio da Hillman, alla fine degli anni 80, 1988. E che cosa dice Hillman? Che il titolo era bellissimo, era «Dallo specchio alla finestra, sul narcisismo della psicoanalisi». Che cosa deve fare, secondo il nostro grande maestro di Atlantic City, l'analista? A questo punto smettere di stare sempre chiuso lì, almeno in chiave anche simbolica e metaforica, guardare fuori dalla finestra. Il mondo è lì, il mondo è fuori dalla finestra. Questo tra l'altro prelude, proprio dal punto di vista storico, al fatto che pochi anni dopo questa relazione, oltre al gran chiasso che naturalmente questo sasso in piccionaia, come si suol dire, realizzò, ecco, diede a Hillman l'impulso di lasciare la stanza dell'analisi e a continuare il suo lavoro di terapeuta, ma di terapeuta non più dell'anima individuale, ma dell'anima mundi, quindi fondamentalmente di proiettare verso tutto il mondo il suo grande lavoro. Stavo appunto oggi, reduce da uno dei miei cenacoli, relazionando ai miei compagni di cordata quanto lo stesso atto di un conferenziere possa essere, da questo punto di vista, un atto terapeutico. Cioè portare le idee, scambiarsi idee, è già di per sé un atto terapeutico che ovviamente fa parte di una terapia non formale, cioè fuori da quella stanza. Qual è l'esigenza oggi di rimettere in campo tutto questo plesso di argomentazioni, di tematiche, di riferimenti in un convegno? In che modo si intende, tramite questo appuntamento, operare qualcosa delle trasformazioni a cui lei faceva riferimento? Ma in parte in questo convegno naturalmente ci saranno altre relazioni che focalizzano l'attenzione anche sui danni del narcisismo. Per esempio ce n'è una molto interessante sulla politica dell'ultimo secolo che attraversa anche un pochino delle categorie psichiatriche, dall'isteria alla depressione al narcisismo. Quindi c'è anche direi uno scopo che va oltre il semplice accademismo di alcuni eruditi che si riuniscono a narrare i miti. Si tratta di vivificare i miti, anche perché il mito non è una storia antica, è una storia eterna, cioè senza tempo. Proprio per questo è un mito. E certamente, altrimenti sarebbe una favoletta oppure una fiaba polverosa. Esatto. E quindi io ho iniziato da qui, probabilmente perché mi ero dedicato l'anno passato, anzi no, proprio all'inizio di questo 2012, a studiare un po', approfondire questo tema dal punto di vista proprio dell'approccio al mito, e mi è sembrato interessante proprio rivederlo con occhi il più possibile puliti, cioè senza la stratificazione di cui parlavo prima. E poi ho costruito il convegno intorno a questo studio che stavo facendo. Ma secondo me si può moltiplicare a tutti i livelli e serve anche, io credo, a rendere meno unilaterale il pensiero. Il pensiero unilaterale porta molto facilmente al fanatismo, perché guarda le cose da un solo punto di vista. L'esercizio che si può fare, ed è un esercizio, stavo per dire spirituale, perché no, ma certamente un esercizio psicologico, è quello di guardare le cose da più punti di vista. In questo Jung è stato maestro. Jung diceva che la nevrosi consiste in una unilateralità del pensiero, cioè se si sposa il bianco o il nero, ai ai ai, qui c'è odore di nevrosi, perché la sanità, se così possiamo dire, o comunque una... L'equilibrio, sì, l'armonia. Un'umanità sviluppata comprende la possibilità di vedere con un occhio, come dire, stereoscopico, in qualche misura da passare, come si dice sempre, dall'out-out all'et-et, no? Come possibilità di tenere insieme. Ecco, io credo che questo però si debba fare attraverso degli esercizi, non viene soltanto come atto di volontà. Uno degli esercizi è quello di pensare insieme. Cito sempre a questo proposito, lo farò anche qui, il reparto numero 6, uno dei più belli racconti di Chekhov, uno struggente racconto, ovviamente, che non possiamo adesso, anche perché è un racconto lungo, rendere in due battute. In ogni caso è un medico che
portato a sostituire, diciamo, in un reparto psichiatrico un collega, a un certo punto si coinvolge molto, diremmo per un eccesso di empatia, finché però viene assimilato ai malati e poi morirà di morte tragica, picchiato da un ottuso secondino. Ma quello che mi interessava qui, che a un certo punto la considerazione di Chekhov, peraltro era medico anche, oltre che essere uno dei massimi scrittori russi, è questa, dice a un certo punto il mondo è come una prigione, quindi un'affermazione gnostica direi, no? Ma come in una prigione così ci si può comunque sempre salvare scambiandosi orgogliose libere idee. Ecco, io la vedo un po' così. Quindi l'idea del cenacolo che esiste da gennaio di quest'anno e quindi sta finendo il primo anno di attività. Come si chiamano questi appuntamenti? E io l'ho chiamato Periarchon con un po' di hubris, con un po' di forse di presunzione, ma molto semplicemente Periarchon vuol dire sui principi, intorno ai principi primi, che significa, come si diceva una volta nelle barzellette, brevi cenni sull'universo, ma in effetti si tratta di poter parlare di tutto, cioè noi facciamo, oggi abbiamo l'altra volta parlato di alchimia, per esempio, che è una metafora fondamentale della psicologia junghiana. Della trasformazione. Sì, della trasformazione. Tuttavia si parla veramente di tutto, cenni si fanno alla musica rock come alla letteratura. Il problema è questo, che non, secondo me bisogna smettere di parlare di psicologia, perché poi si rischia, nella migliore delle ipotesi, di incontrarsi tra colleghi. Bisogna parlare di tutto con un vertice psicologico, è diverso, cioè leggere psicologicamente, non leggere di psicologia, diceva Hillman, aveva ragione. Quindi noi ci incontriamo e parliamo intorno ad alcuni cardini fissi, che adesso non voglio stare troppo qui a dettagliare, magari non interessano, però potremmo parlare veramente di qualunque cosa, anche di calcio, di quello che è, purché con quest'ottica che è psicologica e fondamentalmente archetipica. Torniamo a questo convegno di sabato 17 novembre che si svolge dove? Si svolge in un luogo storico veramente molto bello, che è il complesso che ruota intorno alla chiesa di San Lorenzo de Speziali, via in Miranda, è una piccola via che è conosciuta più che altro per la chiesa più famosa, che è Santi Cosme e Damiano, dove c'è un organo, tra l'altro, mosaico molto belli. A Roma? A Roma, naturalmente, sì. E ecco, poco dopo, 50 metri dopo, c'è quest'altra chiesa che è di proprietà e gestita da un gruppo veramente illuminato di farmacisti, che già dal 500 ebbero dal Papa la concessione di questo luogo, perché vi era un luogo di cura, che adesso non c'è più. È stato sviluppato intorno un luogo anche didattico, c'è una sala museale, c'è una sala convegni. Insomma, un posto lì, bellissimo. Sì, perché lì praticamente se chiedo al custode di aprire la porta si mette la testa nel foro romano, cioè una cosa di un fascino incredibile. Questo fa parte anche di un'atmosfera di evocazione certamente, che c'è intorno sì, a questo appuntamento. Anche perché la chiesa è stata strutturata sul Tempio di Annina e Faustina, cioè ha ancora vestigia del Tempio romano. Tutte queste cose sono anche presenti sul mio blog, se posso dirlo. Perché, sì, prego, prego. Sì, che beh, è al mio nome, luigiturinese.blogspot.com, e lì ci sono queste e altre notizie anche sul cenacolo. L'ingresso è libero. Ingresso libero. Vogliamo dire una parola su questi relatori? Sì, beh, ma proprio una parola. Una parola. Allora, abbiamo tutti studiosi di scienze umane fondamentalmente, quindi una antropologa, dottoressa Bonfiglioli, c'è Daniele Capuano che è uno studioso di lingue semitiche in particolar modo, e poi c'è Federico Gizzi che è uno storico dell'arte di formazione, ma molto più, anche Maria Fiammetta Iovine che è una laureata in filosofia che sta studiando in particolar modo l'alchimia. Ci sono io, c'è qualche lettura che impreziosisce tutto dell'attrice Rosa Maria Scognamiglio, c'è Gianna Tarantino che ha realizzato un video veramente molto bello che dice tutto per immagini, su cui quindi non dico altro a parole. Insomma, c'è tutta la materia più interessante che si possa dal mio immaginare. Punto di vista, sì. È una società narcisista quella in cui viviamo? È una società abbastanza narcisista, molto egocentrata, ma soprattutto narcisista, ma forse poco attenta alle trasformazioni. Quindi è una società che forse dovremmo definire in altro modo per non offendere la memoria di Narciso. Come avevamo detto, per l'appunto un mito molto più complesso. Proprio adesso andiamo avanti per battute rapidissime perché stiamo per concludere.
Si dice che il prossimo DSM, sì, che sarebbe la grande Bibbia di voi, sì, psicoanalisti... Ah no, di loro, grazie. Di loro, vabbè, insomma, di chi si occupa... Degli psichiatri. Esatto, di chi si occupa di... Manuale diagnostico, comportamenti un po' fuori dalle norme. Sì. Insomma, per dirla in breve, che stabilisce i parametri, gli standard per definire malattia o meno alcuni, sì, comportamenti. Il prossimo tribolatissimo DSM, perché sta avendo, esatto, sta avendo una gestazione lunghissima, potrebbe non includere il narcisismo. Lei che ne pensa di questo? Cioè che è talmente diffuso che non è più una malattia. Appunto, questo lei, come sapevo, è molto intelligente. Il fatto è che, no, che il DSM, come dice la parola stessa, l'acronimo, è un manuale diagnostico e statistico. Nel momento in cui diveniamo tutti quanti, che ne so, andiamo in giro col cappellino e la girandola sulla testa, questo verrà derubricato naturalmente. Ma lei l'ha già detto, è una domanda retorica, contenendo già in sé, diciamo, la risposta. Forse lascerei il disturbo narcisistico di personalità, che è un disturbo grave, naturalmente, perché chi ne è affetto non riesce proprio a vedere l'altro da sé e quindi rischia anche patologie sociopatiche. Insomma. Possiamo dire che i due pilastri del narcisismo inteso come disturbo sono una certa anaffettività verso gli altri, sì, proprio una incapacità di vederli come, sì, sentimentalmente, certo, e un rigonfiamento dell'ego. Un senso grandioso di sé. Sì, è però irrealistico, perché chiaramente se possiamo dire che Napoleone aveva comunque di che vantarsi, chi si crede Napoleone probabilmente è molto, molto meno, no, nell'immagine popolare. Grazie, ecco, grazie a Luigi Turinese. Grazie. Ricordiamo l'appuntamento, L'anima errante, variazioni sul Narciso, primo convegno al Nobile Collegio Chimico Farmaceutico, San Lorenzo De Speziali, via in Miranda, sabato mattina a Roma. Grazie.